Isola dei Famosi 2018, arriva il comunicato Mediaset, la decisione su Francesco Monte. Con un comunicato letto in diretta a pomeriggio 5, Mediaset fa sapere cosa è stato deciso a proposito del naufrago. In questi giorni non si fa che parlare di una situazione molto particolare in cui si è trovato Francesco Monte, concorrente di punta di questa Isola dei Famosi 2018 che è stato accusato dall'eliminata Avenger di aver portato stupefacenti sull'isola. Ovvero di aver fumato marijuana per tutti i tre giorni in cui il cast di Naufraghi è stato ospitato in un residence in Honduras in attesa che cominciasse il reality vero e proprio. Durante l'ultima puntata di pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, è stato letto il comunicato Mediaset, che decide il destino di Monte. Isola dei Famosi 2018, il comunicato Mediaset sul caso Monte. Francesco Monte verrà dunque eliminato per le accuse, peraltro gravissime, di Avenger, per adesso no, in quanto prove del misfatto ancora non ce ne sono, anche se gli autori e la produzione stanno indagando. La cosa strana, tuttavia, è che, come si legge nel comunicato, la concorrente ha iniziato ad accusare un collega chiedendone la squalifica solo nel corso delle nominazioni. Si tratta dunque di semplice livore causato dalla nomination, ecco come prosegue il comunicato, la conduttrice ha immediatamente chiesto alla concorrente di chiarire bene ciò che stava dicendo, pur se il tema non aveva niente a che fare con la fase di gioco in atto. Nessuna volontà quindi da parte del programma di distogliere l'attenzione dall'accaduto, ma esattamente il contrario, compatibilmente con la tutela del pubblico televisivo in una fascia oraria, le 21:55 circa, caratterizzata dalla presenza di famiglie davanti al teleschermo. Isola dei Famosi 2018, la produzione sta indagando. Ecco spiegato dunque perché Alessia Marcuzzi ha cercato di chiudere frettolosamente il discorso. Non è stato per proteggere Monte, come hanno precisato gli autori, bensì per non incorrere in sanzioni visto l'argomento particolarmente scabroso per l'ora. Fino a questo momento le accuse sono semplicemente frutto del punto di vista di una persona non suffragato da alcuna concretezza, si legge poi sul comunicato. E ancora, la produzione dell'isola sta esaminando il materiale video disponibile per verificare i fatti, tenendo ben presente che Canale 5 e la conduttrice Alessia Marcuzzi sono assolutamente contrari all'uso di qualsiasi sostanza illecita, vale il principio secondo cui tutti i concorrenti del programma hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di ogni altro individuo. Qualora emergessero comportamenti contrari alla sensibilità del pubblico, Canale 5, come ha sempre fatto, prenderà gli opportuni provvedimenti, e noi immaginiamo che questi comportino la squalifica di Francesco Monte. Siamo in attesa di vedere cosa succederà.